4, 2, 2, Race! Paolo Bettini in una nuova esperienza, però è bellissima la cosa, che dopo la fai tac. Com'è? Tac. Questa niente, è una sorpresa, perché quando abbiamo preso le misure della tuta e Luca l'ha messa in ordine e non mi ha detto niente, mi è arrivata con tac. Tac. Mi ha fatto molto. Senti, tu hai finito col ciclismo. Finalmente, non lo so, boh, lacrimuccia, com'è stato? Ma, sai, prendere una decisione, per me è stata una decisione importante, perché dopo 28 anni pedalati, dire basta non è semplice, anche perché fisicamente potevo andare avanti, però viste, così, ho valutato tante cose. Già nel 2004, dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi, avevo detto che fissavo il 2008 data per decidere, e così è stato, questa è la decisione. Lacrimucce no, sicuramente anno nuovo, quando rinizieranno le gare, vedrò i miei compagni, i miei avversari sempre lottare, io sarò a casa. Sarà quello l'impatto più duro, però ci sarà la vita. Io ho intervistato Francesco Moser all'EICMA, quindi nello stand MV Augusta, per cui lui si dà al motociclismo, tu al rallismo. Com'è sta storia che i ciclisti adesso si buttano, il motore sono le gambe, il cuore, i polmoni, invece no? Dopo tanti anni a pedalare e spostare un mezzo a pedali, ci si dedica a motori tutti, vedi? Si vuole fare meno fatica. E il rally di Monza invece, come contatto gente, tu hai avuto esperienza, insomma, contatto gente, il popolo del ciclismo è un popolo molto appassionato, in effetti. Come trovi questo popolo invece dei motori? Se hai notato la differenza? Ma guarda, la cosa che ho notato, che mi fa più piacere, è che ci sono tanti ciclisti amatori nel mondo dei motori, cioè tantissimi che vanno in bici, tantissimi che hanno provato perlomeno a uscire in bici e sanno cosa vuol dire fare fatica in bici. È molto bello, questo è molto bello. Per il resto invece, motori in generale, il tuo rapporto con la possibilità semmai di andarci a correre magari qualche volta per prove anche magari impegnative, che ne so, di RC mondiale, se compreso, insomma. Voglio dire, se tutto sommato ti lega un marchio così, qualcosa ce la fai a fare. Ma vedremo per il 2009, ripeto, l'idea è così, intanto di fare una grande esperienza a fianco di un pilota vero, con un team buono, qualificato, molto buono. E poi vediamo se nel 2009 ci sarà la possibilità di togliersi una piccola soddisfazione in più, magari non la prestazione, con Rossetti la prestazione c'è, ma così, soddisfazione personale, fare, magari chiederò di partire ultimo così non faccio tappo nelle prove. E basta scegliere bene la classe, dai. Beh, tu la classe ce l'hai, per cui basta sceglierla bene. Vedremo. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie per voi, lui. Ciao. 4, 2, 2, Race!